Salve a tutti e bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento. Oggi vi vado a mostrare la borsa Secret. Il nome prende, diciamo, spunto dalla piastrina con lucchetto che vedete nella parte frontale e dalla tasca frontale che ho realizzato direttamente sul corpo della borsa. L'ispirazione per questa borsa mi è venuta circa una settimana fa, quando una mia carissima amica mi ha sgridato perché non avevo un account su Pinterest. Così ho creato l'account di Uncinetto d'Argento anche lì e vi invito a seguirlo, e sfogliando tra le varie borse e proposte che c'erano ho trovato due immagini che avevano delle tasche frontali sul davanti delle borse. Quindi ho detto: wow, è veramente pratico avere una tasca davanti per poter mettere il cellulare, gli occhiali da sole, le chiavi di casa. Io poi sono una che ama moltissimo le borse con le tasche, perché quando ho bisogno di trovare qualcosa mi piace averlo lì subito davanti. Quindi ho detto: provo anch'io a fare una borsa con la tasca frontale, e questo è il risultato. I materiali di questo video sono, come sempre, della mia amica Fata Morgana, che ringrazio per riuscire a darmi sempre qualcosa per realizzare e dar sfogo alla mia creatività. I manici che voi vedete nell'immagine, vedete che sono un pochino, diciamo, in una brutta posizione, quasi in orizzontale, perché ovviamente io non sto tenendo la borsa con le mani, quindi tendono un pochino a flettere, però vi assicuro che a borsa terminata e nella posizione giusta i manici rimangono perfettamente in verticale. Io ho scelto di fare un lavoro sfalsato su righe, vedete che non hanno tutte la stessa grandezza, per dare un tono un po' diverso a quello delle solite borse. Andiamo ad iniziare il nostro lavoro. Vedere quali sono i materiali che ci servono per questo tutorial. Prima di tutto ci servirà un kit formato da fondo più manici e attacco per i manici, che sono questi, verranno poi cuciti alla nostra borsa. Cordino Swan normale di colore rosso acceso e del cortino Swan di colore bianco acceso che avevo ancora in casa. Andremo ad abbellire con questa piccola piastrina con, vedete, agganci ad alette e un piccolo lucchetto decorativo. Questi sono i materiali che ci servono. Con cosa lo andiamo a lavorare? Io lo lavorerò con l'uncinetto numero 3. Potete scegliere, se vi trovate meglio, di lavorarlo anche con il 3,5. Ovviamente ci serviranno l'ago tirafettuccia e un paio di forbici. La nostra lavorazione comincia, come sempre, dal fondo borsa. In questo caso io ho scelto un fondo borsa, vedete, color bianco con un effetto quasi pelle di serpente, che a me piace moltissimo, e inizieremo utilizzando il cordino Swan di colore rosso, che andremo poi ad alternare con il bianco. Faremo i primi giri di fondo e poi vi farò vedere come iniziare la parte per la creazione della tasca. Devo ancora decidere se farne uno o due, ma lo vedrò in corso d'opera insieme a voi. Intanto vi posso dire come andiamo a lavorare il fondo. Utilizziamo, come sempre, il metodo di entrare in uno di questi fori del lato corto e farò due maglie basse in ognuno dei fori, tranne che nel foro precedente ad ogni angolo, quindi questo, questo, questo e questo, e nel foro dell'angolo. Quindi faccio il cappio al mio filo, qui lo tolgo dall'uncinetto, entro con l'uncinetto nel foro centrale del lato corto, prendo il mio cappio e lo porto fuori. Così, e faccio una maglia bassa. Faccio una catenella e vado a rifare una maglia bassa all'interno dello stesso foro. Così. E poi farò due maglie basse, due maglie basse, tre maglie basse, tre maglie basse, due, e continuo così fino dall'altro lato, dove ripeterò esattamente lo stesso passaggio. Quindi vado a fare di nuovo due maglie basse all'interno di ciascun foro
questo e in questo farò 3 maglie basse all'interno dello stesso foro, lungo tutto il mio lato lungo con 2 maglie basse, arrivata qui farò 3 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse fino ad arrivare qui dove farò di nuovo 3 e 3, 2 per tutto il lato lungo, 3 maglie basse nel foro dell'angolo, 3 maglie basse e 2, e andrò a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato. Vado quindi a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che ho lavorato. In questo modo ho chiuso il mio giro. Faccio una catenella e iniziamo un giro di maglia bassa in costa retro. Costa retro, come vi ho già fatto vedere in diversi video, non è altro che entrare nella parte più esterna della nostra maglia, questa, e fare una maglia bassa normale. E continuo così lungo tutto il mio giro. Una volta fatta l'ultima maglia bassa in costa retro, vado a chiudere, come vi ho detto, con una maglia bassissima nella prima catenella che ho lavorato. Questo mi permette di chiudere il giro. Arrivata a questo punto, dobbiamo iniziare l'attacco della nostra tasca. Io farò l'interno, quello che sarà alla fine l'interno della tasca di colore rosso, ma poi nella parte esterna alterneremo il rosso e il bianco a righe. Quindi a questo punto mi tiro un pochino fuori del filo e vado a tagliare con le forbici. Per ora mi limito a far passare il filo all'interno del mio cappio in questo modo per fermarlo e poi lo nasconderò successivamente tra le maglie, ma da qui poi riprenderà la nostra lavorazione, diciamo, normale in circolo. Questa è la situazione una volta terminato il giro in costa retro. Vedete, abbiamo riempito il bordo e abbiamo fatto la prima parte. Per l'aggancio della nostra tasca dobbiamo girare il fondo al contrario e piego leggermente quello che ho fatto per potermi poi agganciare meglio. Sempre con il filo di colore rosso, perché vi ho detto l'interno della tasca rimane rosso ma l'esterno sarà poi a righe, andiamo a vedere di quanto fare la nostra tasca. Come punto di riferimento io prendo i fori che ho qui sotto. Allora, voglio fare una tasca abbastanza capiente da poter infilare un telefonino più o meno di medie dimensioni, quindi all'incirca dovrò avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diciamo spazi di lavorazione. Dobbiamo essere più o meno centrali. Io uso il telefonino come riferimento per poter calcolare quanto spazio mi serve per infilarlo all'interno della tasca, non per altro, come tra virgolette unità di misura particolare. Quindi, se abbiamo detto che mi serve questo numero di fori, per poter stare sicura io decido di allargarmi, quindi alla fine dovrò avere più o meno 14 fori. Vado quindi a segnarmi i punti utilizzando un marcatore. Vado quindi a posizionare un marcatore in questo punto e un altro in questo. Ora vi dico quante maglie sono da inizio giro e quanto è lo spazio. Contando al contrario, diciamo, quindi nella 18ª maglia mettiamo il primo marcatore e poi avremo, non contando questa ma da quella successiva, 25 maglie. Quindi nella 25ª abbiamo il secondo marcatore. Se volete farlo dall'altra parte non vi resta che contare esattamente il corrispondente, però per ora io ne faccio una bella grande sul davanti. Come mi aggancio per realizzare la nostra tasca interna? La tasca interna dovrà rimanere da questa parte. Quindi io che cosa faccio? Faccio un cappio al mio filo. Qui c'era il mio marcatore e io sto tenendo, diciamo, la posizione infilando l'uncinetto. Vedete che vado ad entrare in quella che è alla fine la costa interna della mia maglia. Questa sarà la parte questa è la parte esterna del lavoro, quella che rimane fuori. Vedete, io entro qui. Come faccio ad entrare lì? Metto il cappio sul mio uncinetto
entro nell'asolina e faccio una maglia bassa. In questo modo, vedete? E continuo facendo un giro di maglia bassa in costa davanti, così. Vedete, rimango praticamente agganciata a quello che è l'interno del mio lavoro e continuo così fino all'altro marcatore. Arrivata qui dove c'era il mio marcatore, ho fatto l'ultima maglia bassa in costa davanti. Faccio una catenella, giro tutto il lavoro e vado a fare dei giri di maglia bassa normale nelle maglie che ho appena lavorato. Ovviamente quando arrivo alla fine di ogni giro faccio una catenella e volto il mio lavoro. Io qui l'ho già fatta, quindi vado ad entrare in questa maglia che è quella praticamente, vedete, sottostante alla mia catenella. L'importante in questa lavorazione è non saltare nessuna maglia bassa, perché rischiate di ritrovarvi poi il buco all'interno della tasca, ovviamente. Quindi faccio tutto un giro di maglia bassa normale. Questa è l'ultima maglia bassa che devo lavorare per terminare il giro. Ecco, vedete? Faccio una catenella e vado di nuovo a voltare il lavoro. Quindi a questo punto farò di nuovo una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti, una catenella arrivata a fine giro per voltare il lavoro e continuerò così a salire. Ho fatto circa 18 giri contando già i primi due che vi ho fatto vedere nella parte di video precedente. Vedete che abbiamo creato quello che praticamente sarà l'interno della nostra tasca. Diciamo che mettendo più o meno la misura di un telefonino, immaginando di lasciare la tasca morbida, questa è la misura. A questo punto che cosa faccio? Vado a tagliare il mio filo. In questo caso, siccome poi dovrò cucire il bordo della tasca al corpo della borsa, mi lascio un pochino più di filo che può venire bene per dopo, oppure si può sempre tagliarlo poi in un secondo momento. Chiudo il mio cappio facendo passare il filo attraverso, in questo modo sono sicura che da qui la lavorazione non si potrà aprire. Ovviamente questo filo ci darà un pochino di fastidio, ma noi lo mettiamo qui dietro e lo lasciamo così. A questo punto dobbiamo riprendere il corpo della borsa. Cercherò di ingrandire l'immagine per farvelo vedere bene, perché andiamo a lavorare rosso su rosso. Questo perché ho deciso di fare la prima parte della borsa rossa e poi attaccheremo con il bianco. Allora, a questo punto per fare la catenella faccio questo lavoro. Prendo il filo e faccio la catenella. Praticamente ho tirato il filo nuovo dentro la lavorazione e vado a fare il mio giro di maglie basse così come si presentano. Quindi entro in entrambe le costine di ogni parte del mio lavoro, in questo modo. Qui ovviamente bisogna stare attenti a non tirare l'altro filo quando si lavora, che poi andrete a nascondere tra le maglie. Potete già fare magari un nodino per essere sicure che non vi si sfili. E continuo a lavorare una maglia bassa in tutte le maglie sottostanti fino ad arrivare dove ho fatto la mia tasca, quindi fino a qui. Mi sono rimaste ancora due maglie da lavorare prima di arrivare alla nostra tasca, quindi le lavoro. Una e due. A questo punto vedete che ho davanti la mia tasca. Come procedo? Vado a fare la mia maglia bassa nella maglia in costa davanti rispetto a dove siamo adesso. Quindi io vado ad entrare qui, vedete? Questa proprio rimane, che rimane fuori praticamente, così, e faccio la mia maglia bassa. Non vado a toccare in nessun modo
la lavorazione con la tasca. Vedete, rimango proprio fuori. E così faccio per tutte le maglie che compongono la mia tasca e poi continuo per i punti successivi facendo delle maglie basse normali. Quindi dopo questi punti a maglia bassa in costa davanti proseguo con maglia bassa normale. Vi faccio rivedere, vado sempre ad entrare in questa costina più esterna perché quella, diciamo, interna rispetto alla borsa è occupata dalla nostra tasca. Io spero che rosso su rosso riusciate comunque a vedere quello che sto facendo e poi a riprodurlo senza problemi. Ma vi assicuro che è tutto veramente molto semplice. Vedete, quindi noi abbiamo lavorato così e qui rimane proprio lo spazio che crea poi la nostra tasca. Una volta poi terminato il giro, ho fatto una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto. Ora faccio un'altra catenella e vado ad iniziare un nuovo giro a maglie basse. Vi vado a far rivedere quello che abbiamo fatto. Questo filo ovviamente non c'entra. Vedete che ho praticamente fatto il mio giro lasciando qui questo spazio tra la nostra tasca e il bordo della borsa. Qui, avendo lavorato questa parte in costa davanti, risulterà leggermente più sporgente alla fine, ma è quello che poi dà capienza alla nostra borsa. Per quanto riguarda i giri successivi, il discorso è molto semplice. Noi dobbiamo lavorare dei giri di maglie basse normali. Vi indicherò poi nel video scritto quanti giri. E li andiamo a lavorare normalmente in questo caso, cioè noi facciamo i nostri giri di maglia bassa, quando arriviamo qui non abbiamo più il problema di lavorare in costa davanti o in costa retro, andiamo a lavorare semplicemente le maglie così come si presentano. L'unico accorgimento che dovremo avere sarà nel momento in cui faremo il cambio colore. Però adesso non facciamo altro che lavorare i nostri giri a maglia bassa, ripeto, vi scrivo nel video quanti, e poi vi faccio vedere come fare il cambio colore. Come potete vedere dall'immagine, io mi sono già portata un po' avanti. Ho fatto circa 6 giri di colore rosso, 6 giri di colore bianco e 4 giri di rosso. A questo punto devo andare a fare ulteriori 4 giri di bianco, perché alterniamo un pochino il numero di righe. E per la gioia delle creative, che me lo chiedono sempre, vi faccio vedere come fare il cambio colore. Vedete che io qui mi sono fermata alla penultima maglia bassa del giro, perché qui avrei dovuto fare l'ultima, la maglia bassissima e la nuova catenella. Io cosa faccio? Vado a entrare dentro l'ultima maglia bassa che devo lavorare, tiro fuori il filo, vedete che ho due asoline rosse sull'uncinetto, prendo il filo di colore bianco e chiudo con il bianco la maglia bassa. Ora ovviamente devo tirare un pochino e vado a fare la maglia bassissima. Così, la catenella di avvio del nuovo giro e continuo con le maglie basse. Ecco qui, così ho fatto il cambio giro. Lo vedete anche qui sotto, è quasi impercettibile, un minimo di, tra virgolette, saltino si vede, però questo forse è il metodo più veloce per evitare proprio lo stacco alto tra un giro e l'altro. A questo punto continuiamo con 4 giri di colore bianco e poi dovremo andare a vedere se siamo già all'altezza giusta per poter cucire la nostra tasca. Come sempre vi scrivo poi il numero di giri a cui sono arrivata nell'istante in cui andiamo a cucire la tasca, in modo che anche voi lo abbiate allo stesso livello. Ho fatto circa 3 giri di colore bianco e a questo punto, se io vado a tirare su la mia tasca, diciamo così, vedete che più o meno siamo arrivati alla stessa altezza. Se io completassi ancora questo pezzo, andrei praticamente a completare la stessa altezza della nostra tasca. Sono arrivata a quello che praticamente è il punto precedente a dove poi andrò a cucire la tasca e ho deciso di fare
una piccola variazione con il rosso, quel tanto che basta da riempire questo spazio, vedete, in modo che poi quando uno va a cercare la tasca la trova subito, perché rimane il rosso, una riga di rosso tra varie parti di bianco. Quindi adesso cosa faccio? Cambio di nuovo il mio colore, quindi entro qui, tiro fuori il bianco, due asoline di bianco, prendo il rosso, che ovviamente avevo tagliato nel momento in cui avevo fatto il cambio giro, ho fatto un nodino, e chiudo con il rosso, così. Entro qui e faccio la mia maglia bassa. Ecco fatto. E non faccio altro che fare tante maglie basse rosse quante ne ho qui. Quindi mi fermerò qui e qui farò di nuovo il cambio colore con il bianco. Sono circa 24 maglie di colore rosso e una volta praticamente fatta l'ultima, che è questa, vedete, si va a combaciare, cambio di nuovo il mio colore, entro dentro, tiro fuori il rosso, prendo il bianco e chiudo con il bianco. E continuo con le mie maglie basse di colore bianco. Ovviamente poi il filo rosso e il filo bianco che rimangono qui dietro li andrò poi a chiudere con un nodino e a nascondere nella lavorazione. Continuate con il filo bianco fino alla fine del giro e poi iniziamo a cucire la nostra tasca. Ho terminato il giro con il filo bianco, ho fatto la solita chiusura con la maglia bassissima e la catenella e mi sono avviata un paio di maglie basse con il colore bianco ancora per il giro. Però a questo punto è arrivato il momento di cucire la nostra tasca. Vi ricordate che io qui mi sono lasciata un pochino di filo. Che cosa faccio? Mi serve un ago tira fettuccia, all'interno del quale dovrò ovviamente far passare il mio filo. Per cucire la nostra tasca abbiamo come punto di riferimento le maglie rosse che abbiamo fatto in questo giro ultimo intorno. Ovviamente ci dobbiamo lasciare lo spazio qui in mezzo, quindi la nostra cucitura viene effettuata sui due lati. Da questa parte io ho il filo che avevo lasciato. Qui dovremo agganciare un nuovo filo e chiudere dall'altro lato, ma il procedimento per entrambe le due parti è esattamente lo stesso. Adesso giro il tutto per ingrandire la zona, in modo che possiate capire che cosa vi spiego a parole. Questi, vedete, sono i fili del cambio colore che io mi sono già portata verso l'interno, che poi nasconderò in questa lavorazione. Allora, qui il filo ovviamente parte dall'alto. Vado più o meno a posizionare la tasca nella posizione giusta, che dovrebbe essere questa, e con l'aiuto dell'ago vado a prendere la parte della lavorazione, quella che tra virgolette rimane verso l'interno, cioè io non vado a trapassare il lavoro così, ma mi aggancio sui lati. Se avete difficoltà, fissate il tutto con degli spilli. Io lo faccio così velocemente e poi lo rifinirò in un secondo tempo. Allora, il primo punto possiamo tra virgolette farlo trapassare la nostra lavorazione, perché qui abbiamo del rosso, quindi non si noterà. Quindi passo, diciamo, dal fuori verso il dentro, in questo modo, attraverso la mia maglia e vado ad entrare in questo punto, cioè sotto l'ultima maglia che ho lavorato, così, e tiro il filo. Questo passaggio lo faccio semplicemente per tenermi fermo il tutto, vedete, così. A questo punto, che cosa faccio? Vado con il mio ago a prendere quelle maglie che rimangono, diciamo, all'interno della mia lavorazione. Vedete che io non sono passata da fuori verso il dentro, ma sto tirando, tra virgolette, in fuori le maglie che ho già qui. Poco importa se sono di colore bianco, perché vedete dall'altra parte non si vede nulla. E cerco il punto più vicino, che probabilmente è questo. Quindi scendo lungo le maglie e faccio passare il filo in questo modo.
qui c'è la puntina di bianco di sotto, ma è quella di quando abbiamo fatto il cambio filo. Cosa faccio? Continuo così. Adesso vado a cercare di tirarmi fuori uno o più maglie da questo punto, vado nel punto sotto, quindi nella riga di maglie sotto, e continuo così lungo tutto il pannello. Ovviamente qui dobbiamo tirare un pochino perché rischiamo se no di avere una lavorazione molle che la tasca poi si apre successivamente. Adesso passo qui in questo punto dove c'è il bianco ancora, passo nella maglia sotto. Per maglia sotto intendo le righe di maglie del nostro pannello e continuo così la mia lavorazione tirando il filo da parte a parte. Vedete che da fuori non si nota. Cerco principalmente di agganciarmi nei punti, vedete, dove c'è questa parte in orizzontale. Quindi entro qui, passo qua in mezzo e tiro il filo. Ecco fatto, vedete che già abbiamo agganciato un bel pezzetto. E si continua così fino alla fine. Quando arrivate in fondo, adesso cerco di zoomarvelo, fate poi un piccolo nodo facendo proprio passare il filo così, farete un nodo e lo andrete a nascondere tra le maglie. Lo stesso procedimento andrà fatto poi dall'altra parte. Scegliete voi se partire dal fondo, dall'alto, non cambia nulla. Io adesso continuo la cucitura del lavoro e ci vediamo una volta terminato. E una volta terminato di cucire, ecco qui la nostra tasca. Qui devo ancora nascondere questo filo, però era per farvi vedere. Vedete che si vede un pochino che qui c'è l'entranza della tasca, però esternamente, avendo usato il filo rosso, nelle parti bianche e anche in quelle rosse non si vede la cucitura. A questo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare il nostro giro di colore bianco. Vedete che mi sono fermata qui, nel punto in cui si intersecano le due parti rosse delle tasche, e ho fatto l'ultima maglia bassa di colore bianco sul bianco. A questo punto non devo ovviamente lavorare qui perché sennò vado a nascondere la tasca, ma devo spostarmi da questa parte. Quindi che cosa faccio? Tralasciando questo punto vado ad entrare qui e faccio una maglia bassa e continuo la mia lavorazione lungo questa parte della borsa, cioè su quella che alla fine è la nostra tasca. Vedete? Qui c'è la tasca. Continuo la lavorazione da questa parte e ovviamente una volta arrivata all'ultima maglia disponibile devo riagganciarmi da questa parte e continuare la mia lavorazione normalmente. Nel giro successivo, che evito di farvi vedere per non fare un video troppo lungo, non dovremo far altro che lavorare semplicemente passando sopra al giro di maglie di colore bianco che stiamo facendo adesso. Alterneremo i colori, quindi adesso io fa avevo fatto 4 rosse e con questo giro siamo a 4 bianche. Il prossimo magari lo faccio di 3, di 2, poi di nuovo di 3. Li alterniamo un po', ma comunque lo trovate poi sempre scritto sul video o anche in basso vi scriverò magari qualche piccola nota e continuiamo così fino ad avere più o meno una buona altezza. Vi scrivo poi anche quanto è alta la borsa e ci rivediamo per agganciare i manici e la piastrina con il lucchetto. A questo punto la lavorazione del corpo della nostra borsa è quasi terminata. Vi faccio una panoramica veloce del numero di righe per colore che ho fatto. Allora, eravamo partiti con, se non ricordo male, circa 6 righe di rosso e 6 righe di bianco. Poi ho continuato facendo 1, 2, 3, 4 righe, 5 righe di rosso, 1, 2, 3, 4 righe di bianco in cui c'è la nostra tasca. Poi ho proseguito con 3 righe di rosso, una riga di bianco, 4 righe di rosso, scusate, 6 righe di bianco, 3 righe di rosso, una riga di bianco e sono arrivata a 5 righe di rosso. A questo punto farò
dei giri di maglia bassa in costa retro. La costa retro del nostro lavoro, vi ricordo, è sempre quella più esterna rispetto al nostro punto di vista. Quindi, piano mano a mano che giriamo, sarà sempre questa. Io ho iniziato a far già assumere alla mia borsa quella che voglio sarà la sua forma finale. Nella parte che faremo in costa retro con il colore bianco che io qui ho già iniziato, andranno poi posizionati i nostri, chiamiamoli, blocchi per i manici. Ovviamente, avendo l'anello, quando poi li dobbiamo andare a fissare alla nostra borsa, dobbiamo ricordarci di fissare prima l'anello all'interno, altrimenti non possiamo più farlo nei passaggi successivi. Per quanto riguarda la posizione dei nostri, chiamiamoli, agganci, cioè questi, è a vostra scelta, nel senso che io magari posso metterli un po' più stretti o un po' più larghi, quindi è molto soggettivo. Diciamo che avendo fatto poi almeno 5 righe di punto basso in costa retro con il colore bianco, questi sono più o meno i punti, dovrebbe venire più o meno questa altezza. Ovviamente devono essere uguali sia da una parte che dall'altra, altrimenti la borsa risulta sfalsata. Questi vengono cuciti con l'ausilio dell'ago tirafettuccia e poi rimarranno nascosti. Una volta terminati i giri agganciati ai manici, vi mostro come attaccare la nostra placchetta con lucchetto che vi ho fatto vedere a inizio video. Una volta cuciti i manici, andiamo ad attaccare la nostra piastrina con il lucchetto. Vedete che, come le piastrine che ho utilizzato in anti-tutorial, anche queste hanno le alette e chiamiamolo il blocco di chiusura. Quindi non dobbiamo far altro semplicemente che individuare il punto che ci piace di più per attaccare la nostra placchetta, andare a praticamente spingerla all'interno delle maglie, mettere il blocco dalla parte opposta, facendolo ovviamente passare negli appositi buchi e piegare le alette. Guardate, io lo trovo veramente molto carino. Voi cosa ne dite? A questo punto la nostra secret bag, nome ispirato dal lucchetto, è terminata con la sua pratica taschina frontale per mettere il cellulare, gli occhiali da sole, le chiavi di casa o magari delle monetine, quello che più vi aggrada. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial. Ovviamente, se siete arrivati a questo punto, è arrivato il momento di foderare la vostra borsa per renderla completa. Ma come vi ho detto, non vi faccio vedere questo passaggio perché preferisco poi foderare la borsa nel momento in cui avrò la macchina da cucire per fare un lavoro più accurato. Se avete domande, richieste o avete bisogno di informazioni, trovate tutte le informazioni per contattarmi nel box informazioni sotto il video. Mi trovate anche, come sempre, sulla pagina Facebook dell'Uncinetto d'Argento, dove vi posso rispondere più o meno H24. Grazie per aver seguito questo video e al prossimo tutorial. Ciao!